2 maggio 2014, Gianni Colacione per Libre TV. Oggi facciamo un salto nel passato con Andrea Mauri, parlando del suo ultimo libro, Marion, vita da spia. Un libro appunto che ripercorre la vita di una persona e alcune fasi importanti alla fine della vita di questa persona, prendendo una fascia di tempo che va più o meno dal 1939 fino al 1944, quindi siamo un periodo in cui ovviamente l'Italia, come sappiamo, ci sta l'occupazione nazista, ci sta la fine del fascismo, molte cose accadono e si incrocia in questa vicenda dell'Italia una vicenda individuale che però è molto particolare, perché è una storia di spie, però è una storia vera, come è appunto ormai abituato a raccontarci e a renderci note queste storie Andrea Mauri con il suo lavoro di ricostruzione, partendo da archivi che sono accessibili teoricamente a tutti, non molto facilmente, e Andrea Mauri opera questo lavoro di intermediazione in qualche modo, rendendo fruibile a tutti queste storie. Questa è una storia molto particolare, avvincente e ovviamente anche drammatica, di questa donna, Maria Keller de Scheltheim, che era una ballerina, una cittadina ungherese. Io non vi anticipo altro, siamo in compagnia con l'autore Andrea Mauri, questo libro è edito da Reality Book, ne parliamo con lui e vediamo un pochino appunto qual è la storia, in modo sintetico, che ci viene a proporre questa sua ultima, diciamo, fatica letteraria. Ma la vicenda di cui parliamo questa sera è una vicenda incredibile. La storia di questa ragazza che è ungherese, di nobile famiglia ungherese, è di origine svizzera, che è baronessa, la quale è costretta a fare la ballerina perché la sua famiglia ha grossissimi problemi economici, muoiono i genitori, ha un fratello che dissipa tutto il patrimonio e decide appunto di arruolarsi, per così dire, in una compagnia di ballo, l'International Ritmo di Budapest, e fa una tournée nel Nord Africa. La compagnia ha dei problemi e lei, una volta arrivata a Dorano in Algeria, lascia la compagnia e viene aggregata, si aggrega ai militari francesi ed entra subito nello spionaggio francese. Qui la vicenda incrocia l'Italia, perché viene istruita su come fare lo spionaggio nei porti italiani per ben due volte viene mandata in Italia a verificare lo stato dello stato delle navi nei porti e nei principali porti italiani e lo spostamento delle truppe. Cosa succede? Che questa donna la seconda volta viene arrestata e viene poi condannata a 25 anni dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nei primi mesi del 1940, prima che l'Italia entrasse in guerra contro la Francia. Io ho ricostruito questa vicenda attraverso documenti rintracciati all'Archivio Centrale dello Stato e all'Archivio di Stato di Perugia. Perché Perugia? Perché lei poi viene inviata appunto a Perugia, al carcere femminile, dove è un carcere molto importante durante il fascismo, perché è una delle tre carceri dove vengono detenute per motivi politici e per spionaggio. Ricostruisco tutte queste vicende. Diciamo, potrebbe essere una storia qualunque, in realtà ha dei parecchi aspetti interessanti, rispetto al quale per esempio anche in Umbria la vicenda è molto conosciuta. Sono già usciti due libri addirittura sulla vicenda di Marion, un libro inchiesta di Ottorino Gurrieri che nel 1947 ricostruì la sua vicenda
e poi questo libro, questa inchiesta ripubblicata nel 1990 e poi un bel romanzo, Colle Antico, di Gianluca Sannipoli. È una vicenda molto sentita non tanto per questa prima parte del racconto che vi ho fatto, ma per la seconda parte del racconto, che è una parte drammatica e rispetto alla quale però non abbiamo pochissimi documenti. Cosa succede? Lei passa questi 4 anni di carcere a Perugia, ma nel marzo del 1944 viene rapita. Cosa succede? Perugia in quel momento aveva era all'interno della Repubblica Sociale Italiana, la quale, come ben si sa, era mobile, i confini di questa Repubblica erano mobili. Man mano che avanzavano gli anglo-americani verso nord, i confini della Repubblica si spostavano. Il prefetto fascista della Repubblica Sociale di Perugia aveva bisogno di infiltrare delle spie all'interno delle bande partigiane nell'Appennino, e per fare questo si usa tutti i mezzi possibili, e uno dei mezzi è quello di cercare di convincere le detenute, alcune di queste detenute per spionaggio, a infiltrarsi nelle bande partigiane. Cosa succede? Che Marion è il nome, diciamo, che lei usava da ballerina, che poi le rimarrà per sempre, in fondo è un diminutivo di Maria, quindi ci può stare. Lei viene fatta chiamare con un stratagemma dalla prefettura di Perugia, e accompagnata da due suore, quindi nemmeno da due agenti di custodia, e al ritorno verso il carcere viene fatta rapire da un uomo mascherato, che la prende e la mette dentro un'automobile e la porta a Gubbio. A Gubbio, dove c'è un complice dei Rocchi, un tenente della Repubblica Sociale, il quale aiuta, per così dire, Marion dopo qualche giorno a mettersi nelle bande partigiane. E tutto questo, diciamo, di questo abbiamo notizie, c'è notizia, finora era notizia vaga, testimonianze. Io ho trovato invece dei documenti proprio d'archivio, addirittura la relazione del procuratore del re, che racconta appunto questo rapimento. Qui entra, diciamo, la seconda parte della vita di Marion, e c'è quella del rapporto con le bande partigiane. Adesso, diciamo, cosa succede? Una banda partigiana, la banda San Faustino proletaria, capisce subito che Marion è una spia. Lei si giustifica dicendo che era fuggita dai campi di internamento, che in quel momento si stavano, diciamo, nel 1944 si stavano aprendo e stavano fuggendo moltissimo. In realtà lei confessa di essere stata mandata da Rocchi. La condannano a morte, ma la condanna a morte viene commutata, e anzi diventa, entra a far parte della banda e in qualche modo è libera. Io ho ritrovato varie testimonianze su questa vicenda, ma la vicenda è ancora più complicata perché, dato che poi queste bande nel 44 si spostano continuamente per esigenze militari, nel marzo 44 c'è una offensiva dei tedeschi, e quindi questa banda deve lasciare Marion affidata a due marescialli nella zona di Pietralunga, Gubbio. Arriva un'altra banda, quest'altra banda, che è quella, una quinta brigata Garibaldi, che fa capo a Pesaro, la preleva, non si fida di Marion. Io la faccio molto breve perché nel libro è narrato, diciamo, il rapporto con queste due bande, e decide di fare un'esecuzione, e Marion viene fucilata il 28-29 aprile 1944 a Pietralunga.
in una località appunto sperduta delle montagne. Qui finirebbe la storia di Marion, almeno fino a quando, diciamo, le notizie che si avevano finora. E già questo ci dice parecchio, comunque, da un lato sullo spionaggio di Marion, lo spionaggio e i rapporti tra l'Italia e la Francia, le altre spie che agiscono a favore della Francia in quel periodo, i vari processi che ci sono, di come agivano. Ho trovato le confessioni che Marion fa al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e si vede proprio un clima particolarissimo di questi porti, di come agisce anche questa spia. Ce lo possiamo anche immaginare come una spy story questa. La seconda parte è invece completamente diversa, diciamo lo secondo scenario è quella di Marion come diciamo infiltrata. Ma lei poi in realtà anche in questo caso, come nel primo, non diede molte informazioni. In realtà tutto il fatto che lei se n'è andata verso l'Italia per fare lo spionaggio, questo non abbiamo prove certe, l'ha fatto sostanzialmente per il fratello, per aiutare il fratello, per dare denari a questa famiglia che era in difficoltà. Ma poi c'è una terza fase di cui nessuno ha parlato, nessuno ha trovato le notizie, se non fino a quando io ho trovato queste, diciamo, notizie all'archivio centrale dello Stato, e cioè che Marion viene riabilitata nel 1961. E questa è una cosa clamorosa che mostra anche una certa inefficienza della giustizia italiana. In pratica, per farla breve, cosa succede? Che dopo la sua esecuzione, nel 1947 si apre un processo a Perugia per omicidio contro ignoti. In realtà è un processo con una serie di testimonianze che vengono in fase istruttoria, vengono fornite, c'è proprio una ricostruzione che è abbastanza fedele rispetto a quello che hanno scritto altri, e si sa anche esattamente chi è sia l'esecutore materiale, veniamo a sapere, sia poi il mandante, e c'è una decisione propria del comando della brigata, della brigata Garibaldi. La cosa incredibile è che di questo processo non si hanno notizie da nessuna parte, non ne ha notizie il Tribunale Militare, non ne parla Gurrieri, non ne parla Sannipoli, non ne parla nessuno. Ma la cosa più importante è che il Tribunale Militare, che prende le competenze del vecchio Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che aveva condannato Marion a 25 anni, non ne parla. Quindi non c'è scambio di informazione. Per il Tribunale Militare Marion è in fuga dal carcere di Perugia e basta. Allora cosa succede? C'è tutta una fase molto complicata che fa parte della storia giudiziaria di questo paese dal 1946 in poi, per cui da un lato che va narrata brevissimamente per non togliere nemmeno poi la soddisfazione ai lettori di leggersi questo libro, ma che ci dice quello che è successo in Italia. Cioè, da un lato gli esecutori materiali vengono tutti assolti, condonati, perché avevano fatto un'azione in base ai decreti luogotenenziali del 1944. Chi commetteva un omicidio a nome di una banda partigiana riconosciuta dal CLN veniva assolto, da un lato. Dall'altro lato Marion viene assolta da questo reato di spionaggio, perché poi l'Italia appunto diventa alleata dalla Francia, ci sono tutta una serie di prescrizioni e quindi Marion viene riabilitata. Quindi è una storia, diciamo, incredibile da un certo punto di vista, sia perché chi vi sta parlando ha trovato il materiale sicuramente nuovo, inedito, rispetto a una vicenda molto conosciuta in Umbria, soprattutto nella zona di Perugia, Gubbio, e Pietralunga, eccetera, sia perché comunque ci dice parecchio anche di come funzionava la giustizia. Questo, diciamo, è un po' essenzialmente il lavoro di cui ho voluto trarre. Tra l'altro io devo ringraziare Furio Benigni, che è dei Lampi, che mi ha fornito delle foto di Marion, e una di queste appunto, quella della copertina che potete vedere. Sì. Eccoci. Alza. Questa copertina in realtà anche qui è incredibile, perché
In pratica, cosa succede? Che le foto che vengono riprodotte in questo libro sono le foto che vengono dalla valigia che Marion ha lasciato in carcere a Perugia e che il direttore, molto probabilmente il direttore del carcere all'epoca, ha dato a Gurrieri. Gurrieri le ha date poi queste foto a Benigni, almeno le copie, e io le ho riprodotte. Quindi è stato anche, diciamo, un omaggio non solo a me che ho scritto il libro, ma anche a una ricostruzione su una vicenda particolare, che ci dice due cose innanzitutto. Innanzitutto come agiva lo spionaggio contro l'Italia, l'uso di queste belle ragazze poliglotte, grande fiducia verso la vita, che sicuramente lavoravano per soldi, ma devo dire anche con grande coraggio. E io tra l'altro nel libro parlo ampiamente di altri casi, parlo anche delle spie che stanno, le ragazze che stanno nel carcere di Perugia, e dall'altro lato di alcune dinamiche perlomeno che agiscono e ci sono all'interno delle bande partigiane. Bande partigiane, qui lascio immaginare chi ascolta, che erano composte gran parte da uomini, e con qualche donna qualche problema ci poteva essere, e anche su questo ci sono delle testimonianze. Beh, chiaramente è una vicenda individuale che è anche molto, molto politica, perché insomma si intrecciano scenari e apre una finestra un po' su quella che è una vicenda storica di tutto ciò che è l'attività partigiana durante la liberazione e subito dopo, insomma, che spesso la storiografia in qualche modo della Italia repubblicana nata sulla resistenza spesso non ha avuto molta voglia di far conoscere. Beh, diciamo che gli studi sugli aspetti giuridici che delle azioni partigiane sono ancora abbastanza indietro, ma questo perché c'è un problema di accesso poi agli archivi in realtà, e quindi ci sono ottimi studi indubbiamente come quello di Mimmo Franzinelli ed altri, ma soprattutto Franzinelli, ma ancora c'è tantissimo da... A me è capitato di fare questa ricerca e trovare veramente, per puro caso, perché sennò non avrei potuto scrivere il libro, la sentenza del 1947 e della sezione istruttoria della Corte d'Assise di Perugia, e devo dire che ci sarebbe tantissima altra storia da narrare. E ma lì viene fuori una complessità incredibile, cioè della normativa giuridica, della procedura penale, come cambia dal 42, 43, 44, le abolizioni dei vari tribunali, il lento ripristino di una legalità in qualche misura, il ruolo della magistratura. Tra le righe in questo libro c'è questo aspetto, perché poi si basa tutto quasi esclusivamente su testimonianze d'archivio, quindi credo che sia questo il secondo aspetto del libro, che sia, non sta a me dirlo, ma credo che sia particolarmente azzeccato. Dall'altro lato c'è la prima parte, come dicevo, su questo spionaggio che è importante, dobbiamo anche ricordare poi anche l'ambiguità dell'Italia, che l'Italia fornisce armi alla Francia fino praticamente all'inizio del 40 e poi entra in guerra, però intanto c'è un lavoro di intelligence reciproco, per cui anche per esempio i militari, le forze armate italiane erano infiltrate, fortemente infiltrate. Io sto lavorando adesso alla ricostruzione di una vicenda legata tra l'altro alla Keller, nel senso che una sua compagna di carcere era all'interno di questo processo, di un gruppo che riuscì a impadronirsi del progetto per la costruzione di un cannone pneumatico. Sono tutti intrecci comunque notevoli, e anche le testimonianze che ho trovato della Keller stessa danno anche il clima di quello che era nei porti, l'ambiente militare, il fatto che questa bella donna si accompagna con alcuni militari. Si dà anche l'idea di voler fare un'azione di doppio gioco a favore dell'Italia, poi non gli riesce, ma sostanzialmente è una persona fragile, questo si vede benissimo. E poi voglio dire, una condanna a 25 anni non è che sia da poco.
In chiusura ricordiamo Andrea Mauri, Marion Vita da Spia per Reality Book. A questo punto grazie ad Andrea Mauri per, di aver scelto Libri TV come questo, diciamo, come promozione. Ovviamente gli auguriamo un ottimo successo per questo e sui prossimi libri. Grazie, grazie Gianni, grazie a Libri TV che come sempre è molto generosa verso le mie ricerche.